L'argomento è delicato e complesso, nuovi approcci terapeutici in ematologia. L'obiettivo è quello di fornire aggiornamenti su recenti avanzamenti nelle strategie terapeutiche delle principali malattie ematologiche, come leucemie acute, linfatiche e croniche, linfomi. Di questo e molto altro si è parlato nel convegno patrocinato dalla ASL di Latina e dall'Università La Sapienza, organizzato dal professor Alessandro Pulsoni. Il nostro istituto è un istituto a direzione universitaria, ci teniamo a rimanere al passo anche dal punto di vista scientifico, con quelli che sono gli avanzamenti delle tecnologie veloci, rapidi e utili anche per la sopravvivenza e per la qualità della vita dei nostri pazienti. Quindi è un lavoro che ci impegna non soltanto dal punto di vista della gestione quotidiana del paziente, ma anche nel tenerci al passo con le innovazioni, nel cercare di ottenere anche nelle nostre strutture il massimo. Noi alcune situazioni le possiamo risolvere in loco, gli anticorpi bispecifici per esempio, che sono una grande innovazione in ematologia, abbiamo cominciato a farli nel nostro ospedale, abbiamo la possibilità di farli. Ampio spazio è stato dato inoltre alle terapie innovative. CAR T cells è una tecnologia che consiste in questo: il nostro paziente affetto da leucemia acuta oppure da linfoma viene sottoposto ad un prelievo delle sue cellule, dei suoi linfociti. Queste cellule debbono poi essere ingegnerizzate. Oggi per ingegnerizzarle dobbiamo mandarle in America. Si inserisce tramite un virus nel loro DNA una sequenza genica che le consente poi di essere reinfuse al paziente, armate specificamente contro le cellule del tumore o della malattia del sangue. Scopo del convegno è quello di fornire a medici in formazione e specialisti un aggiornamento ad ampio raggio sui trattamenti convenzionali e innovativi nelle varie patologie ematologiche e nel contempo far conoscere ai medici del territorio le possibilità di cura offerte dall'ematologia di Latina.